fedele. Prima quelli come te, che non gliela volevano lasciare esprimere, poi i suoi stessi amici, quelli che la pensano come lui, quelli che dicono di pensare come lui. Lui pensava e l'hanno ucciso. Gli altri credevano e basta, come te. A proposito, ma tu sei rosso o nero? Verde o giallo? Blu o bianco? Amaranto o fucsia? Arancione o indaco? Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Io vorrei sapere una cosa. Come si formano le idee? Nascono da un solo uomo che pensa e ha il coraggio di esporle, e poi così qualcuno le coglie come un fiore? O sono come il vento, figlio del tempo e delle condizioni di un preciso... Diventa cattivo e lotta sino alla morte. Sua o di chi pensa gli sia d'ostacolo alle proprie convinzioni. E la sua vita era il suo credo, ma a pensarla come lui erano in pochi. Allora non potevano esprimerle, non potevano dirle ai loro amici, non potevano pubblicarle sui giornali. E come può un uomo sentirsi libero se non può dire ciò che pensa?